che i due portieri sono quelli che hanno mantenuto un po' il risultato in bilico fino a quasi fino in fondo. Sì, dai, sicuramente una cosa che dobbiamo migliorare è perché prendiamo troppe penalità, ci mettiamo in difficoltà da soli ed è successo anche stasera. Avete fatto una prima fase del campionato buona e poi nella seconda fase c'è qualcosa che non quadra. Abbiamo fatto una prima fase buona, sì, poi siamo un po' calati, non so neanche io il perché. Forse dobbiamo metterci tutti in gruppo e vedere un po' il motivo che adesso iniziano i playoff. Hai visto tutte le partite, praticamente il Varese ha qualcosa in più degli altri oppure può venire fuori ancora la piano, voi, insomma, qualche squadra può ancora fare la sorpresa? Ah, sicuramente, i playoff sono una stagione a sé, ci sarà sicuramente qualche sorpresa. Ho visto che i vostri tifosi, nonostante i risultati non stanno arrivando, con un po' di ritardo, anche per non colpo, però sono arrivati a sostenervi fino in fondo. Questo fa vedere che, insomma, ci credono ancora. Infatti siamo molto contenti noi come squadra con i tifosi, li voglio ringraziare personalmente che vengono sempre bravi. L'ultima cosa, che cosa manca in questa seconda fase? Qual è la carenza di questa squadra nella seconda fase? La cosa è dovuta secondo te? Forse un po' di stanchezza, non so, mancanza di fiducia forse tra noi compagni. Ti ringraziamo, ti lasciamo fare la doccia e speriamo di vederci in finale. Grazie.